Ciao a tutti e benvenuti sulle gioie di Bea. Io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale e se invece ancora non lo siete, vi invito a iscrivervi e ad attivare la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Inoltre, per chi non lo sapesse, possiedo anche un profilo Instagram e TikTok, vi lascio il link qua giù in info box e nome delle pagine qua lato, perché pubblico aggiornamenti sul canale, sondaggi sui nuovi video e tanti altri contenuti. Oggi parliamo di due profumi floreali diversi tra di loro, ma alla fine ho deciso lo stesso di inserirli tutti e due in un unico video per il semplice fatto, forse più un fatto tecnico, che sarebbe uscito un video un po' troppo breve se avessi trattato questi due profumi singolarmente. Poi, sinceramente, secondo me in un unico video non ci stanno malaccio. E sto parlando di Miss Dior di Dior e Ginza di Shiseido. Sono profumi entrambi secondo me floreali, entrambi molto buoni, ma prima di darvi le mie impressioni, ovviamente prima ve li descriverei meglio. Comincerei subito da Miss Dior per il semplice fatto che è quello con una storia alle spalle più massiccia, più complessa. Infatti Miss Dior fu il primo profumo Dior della Maison Dior lanciata sul mercato. È un profumo che risale al 1947, quindi come potete vedere è abbastanza vecchio. E fu commissionato da Christian Dior al naso profumiere Paul Vacher. Spero di averlo pronunciato correttamente, ma io con le pronunce non sono mai un granché, però spero almeno un pelino di esserci andata vicina alla pronuncia originale. E appunto gli fu commissionato questo profumo che a detta di Monsieur Dior doveva assolutamente rispecchiare l'amore in generale. Doveva rispecchiare sia una donna femminile, però che al contempo non aveva paura di osare, di far vedere la propria bellezza anche sfidando i tabù dell'epoca. E appunto uscì il Miss Dior che conosciamo o che conosciamo più o meno, ma poi ci arriveremo anche lì. Uscì questo profumo che fu dedicato alla sorella di Christian Dior e appunto da qui prende il nome Miss Dior. Come ho detto prima, fu lanciato sul mercato nel 1947, in particolare nel 12 febbraio 1947, in occasione della presentazione della nuova collezione di moda che doveva appunto rappresentare il new look. Per presentare il profumo nella maniera più originale possibile, fu spruzzata in tutto un litro di fragranza di Miss Dior nei salotti del 30 Avenue Mountain per proprio far sentire questa nuova fragranza agli invitati, per far posare la fragranza sugli invitati stessi. Effettivamente, parlando fra me e voi, non so se è stata effettivamente una cosa riuscita bene, cioè di sicuro originale, però ho sempre pensato, se c'era qualcuno a cui non poteva piacere quella fragranza, effettivamente forse non è stato forse un granché, però sicuramente sarà piaciuta a tutti. Forse mi faccio troppi viaggi mentali io, però effettivamente un po' ci ho pensato. Però dai, un litro di fragranza forse viene distribuito bene nella stanza, non so quanto era grande questa stanza, però sicuramente non sarà stata una cosa stomachevole, si spera. Ritornando seri e ritornando al video, questo profumo ebbe subito molto successo e cambiò anche packaging diverse volte. E proprio del packaging voglio parlarvi perché, uno, sono fissata con i packaging dei profumi, mi piacciono un sacco. Infatti, non ho mai detto, penso, in un mio video recensione che questo packaging non mi piaceva di questo determinato profumo. Ho sempre detto che i packaging erano secondo me bellissimi. Ho sempre detto che è bello questo boccettino. Non ho mai detto che un boccettino era brutto, insomma, mi piacciono tutti. Però questo in particolare era stupendo. La prima idea del boccettino per Miss Dior fu questa, e fu un boccettino che entrò in commercio dal 47 al 50. Era un boccettino che a vederlo si capisce subito che è un profumo vintage. Aveva queste forme molto sinuose, molto arrotondate, che ricordavano appunto le forme di una donna, le forme armoniche di una donna. Questo forse è il packaging che mi piace di più in assoluto. Non so se sono di parte per il fatto che io adoro i boccettini e in generale i profumi vintage, però questo secondo me è il migliore. Successivamente venne totalmente, radicalmente cambiato dal 1950 in poi e troviamo invece questo
bozzettino, come vedete, le forme morbide furono sostituite da una forma molto più semplice e molto più geometrica, per ricordare comunque la femminilità che prima era rappresentata dalle forme molto morbide. Fu aggiunto, come potete vedere, un fiocchetto in seta. Anche questo boccettino non mi dispiace, però secondo me era più originale quello del 47. Furono nel corso degli anni messe qualche modifiche, cioè ci furono qualche modifiche, in particolare soprattutto parlando del 1942, infatti vi farò vedere l'immagine, il fiocchetto in seta venne sostituito con un fiocchetto in metallo. Forse come boccettino mi piace di più rispetto a quello del 1950, però quello del 47, come ho detto prima, rimane il migliore. Ci furono varie varianti, questo di cui vi ho parlato è l'eau de parfum, ma furono anche create varie varianti come l'eau de toilette. In questo caso, anche in questo video, il profumo che ho provato è l'eau de parfum ed è l'edizione del 2021. Vi faccio anche vedere il packaging perché è ancora diverso rispetto a quello del 1942. Il fiocchetto, sinceramente, dalla foto non mi sembra più in metallo, ma mi sembra ritornato in stoffa. Non si tratta dall'immagine, mi sembra ovviamente di un pezzo di seta, di un fiocco in seta, però non mi sembra neanche di metallo, mi sembra di tessuto. Ho specificato che questa è la fragranza del 2021 per il semplice fatto che è stata ovviamente ritoccata e come naso profumiere troviamo Françoise Damachie. Vi leggo subito le note olfattive prese da Fragrantica e poi dopo vi parlo meglio di questo profumo. Intanto comunque avete già visto i vari packaging. Poi fatemi anche sapere giù nei commenti a proposito qual è il vostro preferito. Il mio, come vi ho già detto ormai un sacco di volte in questo video, il mio preferito è in assoluto quello del 1947. Comunque, come note olfattive troviamo come note di testa Iris, Peonia e Mughetto, come note di cuore Albicocca, Rosa e Pesca. Come note di base, vaniglia, fava tonka, muschio, benzoino e sandalo. Si tratta di un profumo fiorito, sicuramente fiorito, anzi, sono le note preponderanti. Io ovviamente ho il campioncino perché non possiedo l'originale, appunto. E appena spruzzato ci sento, a dire la verità, la nota della bicocca. Si sente questa nota fruttata molto piacevole, però che viene quasi subito sostituita da una nota molto floreale. E come fiori ci sento la peonia, ci sento la rosa, è un profumo a parte i primi secondi di apertura prettamente appunto fiorito. È un profumo molto buono. Forse vi devo dire la verità, è un pochino scontato, lo trovo piacevole, però sinceramente non so se lo acquisterei effettivamente. È comunque un acquisto abbastanza costoso perché non si tratta di un profumo di Zara da 15 euro, ma insomma, Miss Dior costicchia un pochettino e diciamo che prima di fare una spesa del genere, insomma, ci penso bene e sinceramente non so se ne vale la pena acquistarlo. Ovviamente queste sono solo delle mie riflessioni personali. Lo trovo un profumo carino, però non lo trovo così particolare, mi sarei aspettata qualcosa di più. Sembra un classico fiorito. Ha comunque anche questo una buona persistenza, ma alla fine come tutti questi profumi un pochino più costosi, ha una buona persistenza, comunque ricordiamo si tratta di uno dei parfum ed è in generale una profumazione molto classica. Vi dicevo prima che non è lo stesso del 47, a parte che c'è scritto che è la versione del 2021, c'è scritto appunto anche su Fragrantica dove appunto c'era riportato anche il naso profumiere, ma poi anche perché spulciando fra le recensioni di Fragrantica che sono solita consultare, non ovviamente per copiare le idee, ma anche solo per confrontarmi, insomma, mi diverto a leggere magari gli altri pareri di altre persone che hanno provato gli stessi profumi che ho provato io, anche per vedere se effettivamente quello che penso è condiviso dalla maggior parte delle persone o no. E mi è capitato questo commento di questa ragazza che ha avuto la fortuna di possedere e di provare quello originale del 47, che era appunto un cimelio di famiglia e ha confermato che non era assolutamente come la versione del 2021. Una cosa forse abbastanza scontata per il semplice fatto che è stato riformulato,
Però diciamo che leggendo questa recensione un po' mi sono rattristita per il semplice fatto che avrei voluto tanto provarlo anch'io. Mi piacerebbe tanto avere l'occasione di provare anche la versione del 47, non solo di questo profumo, ma anche per esempio la versione originalissima, per esempio anche di Chanel, che è un altro profumo che vi ho presentato. Perché secondo me sarebbe molto carino, insomma, vedere quanto è cambiato nel tempo un profumo storico come Miss Dior o come per esempio nel caso di qualche video fa anche Chanel numero 5. Però non è mai detto, magari un giorno riuscirò ad avere questo privilegio di sniffare, di odorare appunto i profumi originali. Passiamo ora a Ginza di Shiseido. È un profumo che è uscito sempre nel 2021, vi faccio vedere il campioncino, ma vi metto qua a lato comunque il bozzettino originale e anzi ci do un'occhiata anch'io al bozzettino che c'è qua in figura perché se no non potrei vederlo, così lo possiamo commentare insieme. E come bozzettino lo trovo molto carino, forse nulla di che, però lo trovo carino, ha queste linee molto pulite. Intanto non riesco a tirare fuori il bozzettino del tester, si è incastrato. Ce l'ho fatta! Stavo dicendo che come bozzettino, io intanto lo guardo da qua, non l'ho visto dal vivo in negozio, ma lo sto vedendo appunto in figura. Lo trovo carino, non è forse uno dei miei packaging preferiti, però comunque lo trovo carino, ha queste linee molto pulite. È comunque un packaging carino, tutto sommato, ecco. Ginza prende il nome da un quartiere noto di Tokyo, ovvero il quartiere più alla moda di Tokyo, dove ci sono i negozi di alta moda, e nome appunto prende riferimento da questo quartiere. Come note olfattive troviamo come note di testa melograno e pepe rosa, come note di cuore orchidea, magnolia, fresia e gelsomino. Come note di base, inoki, patchouli e sandalo. Come ho detto prima, è stato lanciato sul mercato nel 2021 e questa volta i nasi non li ho imparati a memoria perché non ce la faccio a ricordarmi tutti i nomi e per questa volta lasciatemi passare questa cosa, li dovrò leggere. Però mi sembra giusto quando li trovo citare anche i nasi. I nasi di questa fragranza sono Karine, Debrayle, Seren e Maya Lernaud. Soprattutto il primo nome avevo paura di dimenticarlo col fatto che aveva il cognome composto. Mi sembra che fosse il cognome, sì, il cognome composto, non ce la potevo fare. Sono stata brava fino adesso anche in altri video a dirvi nomi a memoria, però in questo caso non ce l'ho fatta. Portate pazienza. Ritornando alla fragranza, anche in questo caso troviamo una fragranza fiorita. E come note di apertura ci sento quella del melograno e quella del pepe rosa che dà un aspetto frizzantino a questo profumo. Però anche queste note durano veramente pochissimo perché lasciano spazio a una nota molto floreale che diventerà quella preponderante dove ci sento soprattutto la peonia e l'orchidea. È un profumo quindi prettamente fiorito, adatto anche questo secondo me come Miss Dior per la primavera. È molto buono, devo dirvi la verità. Ma anche Miss Dior non mi dispiace, diciamo che sono entrambi dei profumi, secondo me, buoni, mi piacciono, però non sono neanche d'effetto wow, sono dei profumi carini nella norma, non hanno, secondo me, nulla di che, diciamo che li sento come se fossero già dei profumi sentiti, ma questa ovviamente è una mia opinione personale. Ovviamente non prendetela come dato di fatto, ci descrivo ovviamente quello che ci sento e le impressioni che mi danno questi profumi. Anche questo ha una persistenza molto buona. E detto questo, il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace e fatemi sapere giù nei commenti se avete già provato questi profumi e che cosa ne pensate. Sarei veramente curiosa di sapere che cosa ne pensate appunto e come sapete io leggo tutti i vostri commenti e mi piace confrontarmi con voi. Vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì alle 15:30 e ogni sabato alle 10 e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!